Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Lo sapevi che? Oggi parliamo di gianismo. Abbiamo precedentemente incontrato il gianismo, l'abbiamo precedentemente menzionato nella discussione sui paradisi nelle diverse religioni attraverso molte culture e quindi oggi parliamo più in dettaglio del gianismo, giusto per darvi un'idea di che cosa esso sia. È una religione che si sviluppa intorno al VI secolo e che segue i dettami del 24° maestro Vardhamana. Allora, il Jainismo si basa sulle 7 verità fondamentali che sono contenute nel Tattva Jiva. In particolar modo queste verità riguardano Jiva, che è considerato come ciò di cui è composto l'anima, Ajiva, che è ciò che compone la materia inanimata, Ashrava, che è invece il contenuto che risiede nell'anima, Bandha, che è il legame che lega appunto l'anima alla materia, e infine Moksha, che è lo stato di liberazione. Per i jainisti è importante considerare che l'essere non è mai essere, e non è mai soltanto essere perché non è mai soltanto statico. L'essere infatti coincide con il divenire. L'essere coincide con il divenire e in questo senso legandosi al corpo, il corpo diventa il mezzo per il divenire e al tempo stesso l'ostacolo alla conoscenza. Ostacolo alla conoscenza perché? Perché l'anima è umida, su essa si attaccano emozioni e soprattutto gioia e dolore. E soprattutto attraverso il corpo noi abbiamo la manifestazione nel diverso e numeroso ciclo delle esistenze. Il tempo per i jainisti è considerato ciclico e ogni stadio dura moltissimi anni, migliaia di anni. E quindi dicevo, c'è un problema perché l'anima è umida e quindi gli si attaccano le emozioni. Il secondo problema che riscontriamo invece sta nel fatto che attraverso la manifestazione, quindi la corporalità, ritroviamo un ciclo delle esistenze e le esistenze subiscono l'influsso del karmone, quindi in altre parole del karma. Per oltrepassare tutti questi stadi e ascendere così a un piano di liberazione, Moksha, allora, i jainisti prevedono delle pratiche ascetiche che sono piuttosto dure e rigorose. Come abbiamo già menzionato, infatti c'è una mutilazione della carne e ci sono delle pratiche, soprattutto che sono connesse al ritmo sonno-veglia, che sono importanti da osservare per i monaci jainisti, nonché il cibo, che è assolutamente vegetariano e molto somministrato in razioni che per noi sarebbero veramente ridicole. Detto questo, il simbolo fondamentale per i jainisti è la svastica. Le 4 diramazioni della svastica indicano i diversi tipi di vita, divina, umana, animale, infernale. I 3 pallini che ritroviamo sopra la svastica indicano invece i criteri epistemologici di retta fede, retta conoscenza e retta pratica. Uno degli elementi più affascinanti della filosofia e religione jainista invece riguarda l'epistemologia. L'apparato epistemologico è particolarmente interessante perché l'essere è definito come ciò che è, definito anche come ciò che non è, perché è divenire, definito come ciò che è ed è indeterminabile, e ciò che non è ed è indeterminabile, e infine come ciò che è, non è ed è indeterminabile. Per esemplificare la concezione epistemologica dei jainisti c'è una storia, la storia degli uomini ciechi che incontrano un elefante e cercano in questa maniera di determinare le caratteristiche fisiche dell'elefante. Quindi chi tra questi uomini ciechi tocca la pancia dice che l'elefante è grande come un muro. Chi tocca la coda dice che invece l'elefante assomiglia più a una corda. Chi tocca la proboscide pensa che l'elefante sia simile a un serpente. Così come chi tocca l'orecchio e pensa che l'elefante assomigli a un ventaglio.
così come chi tocca la zanna e pensa che l'elefante assomigli alla lancia. Così come chi tocca la zampa e pensa che l'elefante assomigli a un tronco di palma. E questa è una nozione particolarmente importante perché ci dà contezza di quanto per i gianisti la visione che ciascuno ha in questa terra, fatta ovviamente la premessa della mancanza di pratiche ascetiche che possono liberarci, la visione è sempre parziale. Ed è proprio nel fatto che l'anima si lega al corpo che la visione rimane parziale e l'intuizione rimane offuscata. Quindi come procedere verso la liberazione? Attraverso la pratica ascetica articolata nei 14 livelli del Gunastava. Quindi l'uomo si trova in questo mondo cosmologico che ha forma umana, ha la forma di Purusa, e l'uomo in particolar modo si trova nel Varsa chiamato Bhavata, che è all'incirca dove è situato il monte Meru. L'ultimo stadio, come vi dicevo, quello che si trova a sud nel mio video precedente sui paradisi, nelle diverse culture, l'ultimo stadio che si trova a sud è quello dei Siddhi, che hanno raggiunto uno stato di liberazione totale. Lo stato dei Siddhi è ancora più in alto dello stato delle divinità. E questo perché? Perché le divinità non sono completamente liberate, anzi devono reincarnarsi per raggiungere lo stato di liberazione. I gianisti sono circa a questo punto 4 milioni e 200 mila, e di cui ci saranno tra 100 e 200 mila gianisti fuori dall'India, mentre gli altri rimangono principalmente in India. E proprio vivono di pratiche ascetiche piuttosto rigorose che conducono al moksha, quindi allo stato di liberazione. Detto questo, ragazzi, noi ci fermiamo qui. Fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere che cosa ne pensate dei jainisti e fatemi sapere soprattutto che cosa ne pensate del loro costrutto, del loro apparato epistemologico, che mi sembra molto molto interessante, al di là delle pratiche ascetiche che sono meno feasible, meno fattibili al giorno d'oggi per noi se vogliamo avere una vita normale e godere di alcune gioie della vita. Detto questo, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo episodio, non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e attivare la campanella per ricevere tutti i nuovi aggiornamenti. Ciao!